Non troveremo mai un fine per la nazione, né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi di un paese sulla base del prodotto interno lordo, il PIL, comprende anche l'inquinamento dell'aria, la pubblicità delle sigarette, le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili, testate nucleari. Comprende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubbonica. Si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassi fondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione, della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori familiari, l'intelligenza, l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali, né dell'equità nei rapporti fra di noi. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro paese. Misura tutto, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America, non se possiamo essere orgogliosi di essere americani. Io farei un applauso a Francesco Siciliano, un ringraziamento per la lettura. E a Bob Kennedy, questo è il discorso del 18 marzo del 1968. Il famoso discorso sul PIL. Intanto io inizierei dalle presentazioni. Sono Marco Esposito, sono il direttore del giornalettismo.com. Francesco l'abbiamo già presentato, l'avete già sentito, e presentiamo gli autori del libro che appunto seleziona i 100 discorsi che hanno segnato la storia. L'hanno scritto, l'hanno raccolto, l'hanno curato Gianluca Lioni, che è membro della direzione nazionale del Partito Democratico, e Michele Fina, che lavora nello staff del ministro della giustizia Orlando. Noi questa sera, intanto vi ringrazio per essere qui presenti, andiamo a parlare di questo libro, che è un libro particolare per due motivi. Il primo motivo è perché seleziona i 100 discorsi che hanno segnato la storia, ma dentro questo libro, dentro questa selezione, non ci sono soltanto politici. I discorsi che hanno fatto la storia sono stati molteplici, anche selezionarli sarà stato difficile, poi di questo parleremo con gli autori. Ma qua dentro troviamo discorsi che vanno, diciamo, da Gesù ai papi, da personaggi storici a politici recenti, fino ad arrivare a Barack Obama. Un'altra particolarità di questo libro, secondo me, soprattutto visto il momento che stiamo vivendo, che sta vivendo la politica italiana, che in qualche modo è, per certi versi e secondo alcuni, sotto assedio, è un libro che cerca di riconciliare i lettori con la politica, è un cosiddetto tentativo di parlare della bella politica, in un momento in cui sicuramente questo non è facile. Io comincerei proprio da questo, comincerei da Gianluca Lioni. Come nasce l'idea di fare questo tipo di libro in questo momento? Buonasera a tutti. Innanzitutto chiariamo che il nostro libro non ha alcuna pretesa accademica, non siamo appunto degli storici di professione,
Naturalmente c'è stato un lavoro di ricerca anche impegnativo, però è stato soprattutto un gioco per noi. Noi ci siamo divertiti nello scriverlo e ci auguriamo che sia anche divertente per chi lo legge. Cioè, lo spirito che ci ha animato era di fare comunque qualcosa di accattivante, di piacevole, di scorrevole. Infatti abbiamo dato un taglio narrativo, cioè non ci sono solo i discorsi vengono contestualizzati, si ricostruisce quasi come un viaggio nel tempo, con una macchina del tempo, catapultiamo il lettore proprio sulla scena, cioè per rivivere le emozioni, le suggestioni, il clima che si respirava nel momento in cui questi discorsi sono stati pronunciati per la prima volta, pronunciati e ascoltati per la prima volta. Quindi cerchiamo di restituire qualcosa del clima, dello scenario, dell'ambiente in cui queste parole per la prima volta sono state proferite, un modo per renderlo anche più scorrevole, più divertente. Quindi accompagniamo il lettore nella agorà di Atene mentre Pericle arringa gli ateniesi, lo accompagniamo con John Fitzgerald Kennedy alla porta di Brandeburgo mentre arringa migliaia di berlinesi, o con Scipione e Annibale sul campo polveroso di Zama mentre rivaleggiano ingegno militare. Insomma, abbiamo cercato di portare, o sotto una pagoda da San Suu Kyi che parla al popolo birmano. Ecco, abbiamo cercato di trasmettere, ci abbiamo provato almeno umilmente, di trasmettere questo. È chiaro che la politica fa la parte del leone, non ci sono solo politici, come giustamente sottolineavi, ci sono guide spirituali, eretici, papi, rivoluzionari, sognatori di ogni risma e di ogni tempo. Ci sono anche figure negative, dittatori, perché comunque anche con le loro terribili parole in qualche modo hanno segnato, hanno inciso sulla storia. Ci sono personaggi che hanno vinto e anche personaggi perdenti, però che hanno un loro straordinario fascino. Io sono forse tra i personaggi di cui ho scritto con più trasporto. Ci sta Montezuma, l'ultimo imperatore di un grande impero, quello azteco. Noi abbiamo trascritto, c'è il discorso che lui fa per salutare Hernán Cortés, cioè i conquistador spagnoli che sono arrivati nel Nuovo Mondo, e lui lo accoglie convinto che sia una divinità, perché Montezuma credeva che gli invasori spagnoli erano hanno divinità religiose, perché nella loro religione si aspettava l'avvento, il ritorno di una divinità molto importante. Quindi li accoglie a braccia aperte, invece è l'inizio della fine. È il crepuscolo di quella che era stata una grande civiltà e che di lì a poco verrà proprio distrutta e cancellata dagli spagnoli. Oppure c'è l'ultimo discorso dell'ultimo imperatore bizantino a Costantinopoli, prima che venga invasa, prima che diventi Istanbul, invasa dai turchi. Ci sono insomma tante figure anche non necessariamente vincenti nella logica che noi attribuiamo, però appunto assieme a imperatori, condottieri, rivoluzionari, sicuramente ci sono tanti politici, perché la politica è intimamente connessa alla parola, all'importanza della parola, e ci sono esponenti di quella che noi riteniamo sia la bella politica, di quelli che hanno avuto una concezione alta, nobile della politica. Ci sta Enrico Berlinguer, c'è Aldo Moro, ci sono figure, c'è John Fitzgerald Kennedy, insomma figure che sono state capaci di trasmettere qualcosa, di indicare una prospettiva attraverso le loro parole. E non c'è dubbio, e non voglio dilungarmi, che insomma, ripeto, è stato un gioco, ma io credo che due elementi, almeno parlo per me, sicuramente mi hanno guidato un po' come bussola, come stella polare. Da un lato l'idea, forse un po' romantica, non so quanto fondata dal punto di vista appunto storiografico e accademico, che la storia non sia decisa solamente dai grandi macroprocessi, diciamo così, dalle grandi dinamiche, no? Le curve demografiche, i boom o le crisi economiche, le migrazioni, insomma le grandi migrazioni di massa, cioè questi grandi macrofenomeni, ma che oltre a questi grandi macrofenomeni la storia in qualche modo sia decisa anche, perché no, dai sogni, dalle aspettative, dalla vita dei singoli, di uomini e donne, con la loro capacità attraverso le loro parole di incidere, di cambiare il percorso dei destini. E la seconda stella polare, credo, che ci ha guidato, insomma, se io e Michele facciamo politica, e ci occupiamo anche di comunicazione in questa società, nella nostra società, in cui c'è un flusso costante, quasi un diluvio, quasi una saturazione di comunicazione, e quindi in cui ci sono
tantissime parole che però hanno, si consumano rapidamente, hanno la durata breve ed effimera di una battuta nel talk show o di un tweet nella rete. Ecco, noi ci siamo voluti occupare di parole che avevano una profondità diversa, di parole che hanno avuto un respiro diverso e che hanno avuto quindi parole quasi con un'anima, che hanno avuto la capacità di sopravvivere nel tempo. E poi ovviamente torneremo su questo tema della comunicazione politica moderna e quella un po' più vintage, come va di moda dire adesso. Invece volevo chiedere a Michele, entrando un po' più nello specifico del libro, se c'è uno di questi 100 discorsi che hanno fatto un po' la storia, come diciamo, che è il tuo tra virgolette preferito, quello che non avresti mai rinunciato ad inserire in questa lista. Intanto buonasera anche da parte mia e da parte mia, penso di tutti noi che siamo qui, un applauso a questa iniziativa che parte adesso, quindi diciamo nella sua fase di avvio, e rappresenta una parte di questo paese straordinariamente esemplare, perché finché ci sono amministrazioni, giovani, ragazzi che pensano, organizzano, investono alcuni giorni di questa estate, questi luoghi per parlare di saggi, per parlare di libri, per parlare di cultura, per far parlare, come abbiamo ascoltato prima, maestri che sono orgoglio di territori e dell'intero paese, c'è ancora un po' di speranza. Ecco, quindi, il nostro in realtà è un saggio un po' in modo indiretto, ecco, quindi siamo ospiti particolari di questa occasione. È una narrazione, anche se non è naturalmente un testo narrativo, però è una raccolta, un elenco, una lista, vertigine di una lista. Naturalmente nel fare una lista c'è sempre, lo diceva Gianluca, c'è sempre la parte soggettiva, cioè intanto si sceglie di fare proprio quella lista, di dargli proprio quel taglio, e poi nel momento in cui si hanno i confini, ci si è dati i confini, poi comunque si esclude. Quindi non c'è niente di oggettivo in questa scelta e dunque non c'è nessuna presunzione di carattere accademico o pedagogico, perché in realtà può essere utile un elenco, può essere un promemoria, ma ognuno di noi può trovare dentro a questo elenco dei discorsi che non avrebbe messo o alcuni che mancano, anche se 100 sono tanti, e poi in realtà da come è iniziata questo percorso, un po' come un gioco, per completarlo tutto c'è stato bisogno di un lavoro di ricerca. Interrompo, avete litigato su qualche discorso da inserire o non inserire? Mi tolgo subito questa curiosità. No, in realtà questo, raccontiamo che naturalmente siccome nasce come un gioco, in realtà è stato anche un lavoro collettivo, perché tutti gli amici, noi abbiamo condiviso per un periodo nel Partito Democratico Nazionale una stanza, non lo stesso lavoro perché io mi occupavo di alcune cose e Gianluca di altre, ma la stessa stanza avevamo, e naturalmente come capita nell'attività del lavoro politico, le stanze sono luoghi di incontro, di riunioni, e quindi le persone che in realtà hanno partecipato a questo gioco, quale discorso metteresti e quale non metteresti, sono tante. Poi alla fine tutto questo materiale, tutte queste idee abbiamo dovuto selezionarle. Però ecco, per rispondere alla domanda, qual è più che qual è il discorso che preferisco, ecco, vorrei sottolineare una caratteristica, lo dico sempre a tutte le presentazioni anche per onestà, esistono altri libri che raccolgono discorsi, e sempre per onestà dico che ce ne sono anche alcuni che costano meno, ecco, se qualcuno volesse avere... Era un dettaglio, dico, no, non sentiamo, lo dico bisogno, perché così però almeno rinunciamo allo spirito proprio commerciale del voler vendere. Ce ne sono magari questo è più bello, però chissà, ce ne sono, però ecco, hanno tutti questa caratteristica, ce ne sono italiani e anche non italiani naturalmente, hanno tutti questa caratteristica che sono i discorsi, sono raccolte i discorsi pronunciati tendenzialmente nel Novecento, qualcuno raccoglie qualche discorso della fine dell'Ottocento e dell'Occidente, quindi nel pensare se era utile fare, possibile fare un libro con 100 discorsi, in realtà la sfida è stata provare ad andare il più indietro possibile nella storia e il più in là
dai confini dell'Occidente possibile, quindi andando negli altri continenti, nelle altre storie. E poi naturalmente, siccome facciamo politica, anche ci siamo posti quelle cose, quelle tipiche paturnie di chi come noi deve comporre, quindi no, c'è bisogno di mettere anche diversità di genere, perché altrimenti facciamo solo discorsi degli uomini. Quindi questa cosa è stata davvero un gioco divertente, poi naturalmente il gioco si è trasformato in un lavoro, però il discorso pronunciato non è il discorso scritto, e quindi raccogliere testimonianze scritte di discorsi pronunciati secoli addietro è un lavoro di ricerca che spesso non è banale, a volte non è sicuro, perché le tradizioni e le traduzioni sono anche in parte tradimenti, in particolare della parola scritta. E poi è stato un lavoro di ricostruzione dell'ambiente, anche lì naturalmente è stato un po' un lavoro da sceneggiatori più che da scrittori. Ecco, questo tipo di raccolta, questa parte del libro che va dietro nella storia, mi sembra il contributo più importante, perché questo non c'è obiettivamente negli altri libri, e perché fa capire, ne parlavamo anche prima venendo qui, come la parola cambia. Il leader, che può essere il leader politico o religioso, ma è sempre nel momento in cui parla vuole sempre cambiare la storia, vuole provare a cambiare la storia, poi non lo decide lui che quel discorso effettivamente segnerà la storia, lo decideranno gli eventi, e non è deciso nemmeno dalla bellezza del discorso. Questi non sono i 100 più bei discorsi pronunciati, ma sono i 100 discorsi che a nostro parere hanno inciso di più nel cambiamento della storia. Probabilmente ci sono stati dei discorsi più belli, ma che pronunciati in quel momento, in quel contesto, o dalla persona che li ha pronunciati, non hanno cambiato. Ecco, quelli che vanno dietro nella storia mi sembrano i più interessati, a cui sono più affezionato. Il politico cerca di svicolare, il giornalista cerca di contestualizzare. Qual è allora quello che mai avresti rinunciato a inserire? Fammi un nome, dai. Pericle. Tutti quelli, perché uno di quei discorsi da cui nascono altri discorsi, sono discorsi ai quali non si può rinunciare perché la parola dell'uomo va davanti. Pericle, contestualizziamo, il discorso sulla democrazia fatto nell'antica Atene, quindi stiamo parlando proprio dell'albore del concetto di democrazia sostanzialmente, un discorso per certi versi visionario, vero Gianluca anche, no? Beh sì, noi ad Atene facciamo così, dice Pericle, e facevano diverso rispetto agli altri, insomma, non so tanto, insomma, c'è un inno alla democrazia, è un elogio alla democrazia, un inno alla democrazia di una straordinaria attualità ed efficacia che noi oggi potremmo riproporre senza dover cambiare una virgola, con la differenza che lo sta facendo migliaia di anni fa, e quando nel resto del mondo la democrazia non era un valore universale, anzi era vista come qualcosa di strano, anche nel resto della Grecia, non solo nel resto del mondo, era vista come una bizzarria anche opinabile, non era riconosciuto, come dire, che fosse il migliore dei modelli possibili. Invece lui c'ha questa orgoglio di... è un canto, scusa, lo dico telegrafico, è un discorso che lui pronuncia. In realtà è un'orazione funebre, nessuno si aspetta quel tipo di discorso, che c'è una guerra in corso, bisogna ricordare i caduti durante quella guerra, che non è una guerra finita, si sta combattendo, e lui invece, che come si faceva sempre in quelle circostanze, perché era un'abitudine fare l'elogio funebre, invece che ricordare quanto valorosamente avevano combattuto, ricostruire, rievocare la battaglia o metterla sul piano militaristico, fa un'altra cosa molto moderna per questo: rievoca il perché, cioè quali sono i valori, le ragioni per cui, e cioè la democrazia, per cui hanno perso la vita. Cioè fa un discorso veramente di grande, molto suggestivo, di grande capacità evocativa. Nel vostro libro c'è un altro discorso temporalmente molto vicino che riguarda il processo a Socrate, pronunciato da Socrate stesso. Beh, ovviamente i greci, diciamo così, erano maestri, insomma, diciamo, avevano una grande, anche quello insomma, è famosissimo, in realtà ce lo ripropone Platone, la famosa apologia, Socrate processato, condannato per il fatto di seminare dubbi, di coltivare dubbi, e che insomma la famosa cicuta e la possibilità di evadere che gli viene offerta, è lui che decide comunque di morire perché... Però non ci avete detto ancora per quale avete litigato di discorso, da inserire o non inserire. Abbiamo litigato...
No, due che non abbiamo inserito. In realtà. Cioè, avete litigato, non l'avete neanche inseriti. Non l'abbiamo inserito perché ha prevalso la scelta di non inserirli. E, in realtà, allora, diciamo che è un elenco di discorsi e anche un elenco di personaggi, perché alcuni di essi ne hanno pronunciati più di uno, però era diciamo giusto mettere 100 nomi diversi. Tra le due personalità che non abbiamo inserito, una di queste, Berlusconi, non l'abbiamo inserita. Ora, eravate d'accordo su questo? Non eravamo d'accordo. Ora, la tradizione, veniamo da due tradizioni politiche diverse, anche questo è interessante forse sottolinearlo, perché nella mia storia politica vengo dall'Abruzzo, ecco, io sono abruzzese e Gianluca viene dalla Sardegna, io ho fatto l'amministratore locale, ho fatto il segretario del PD in provincia dell'Aquila anche durante il terremoto, e Gianluca lo stesso si è mosso nei suoi primi passi in Sardegna e poi a Roma, Giovani Popolari eccetera, quindi tradizione popolare italiana e democratici di sinistra, prima ancora PDS, democratici di sinistra per me, diciamo, sono un paio d'anni più vecchio di Gianluca. Quindi io un po' più di sinistra, tra i due quello che voleva mettere Berlusconi ero io, e lui invece no, e non l'abbiamo messo. No, aspetta, e quale discorso di Berlusconi volevi mettere? Perché io faccio... il discorso della discesa in campo, il discorso della discesa in campo del 94, questo è il paese che amo, eccetera, eccetera, e senza dubbio ha segnato la storia. Alla fine... Un discorso che comunque ha segnato la comunicazione politica, siamo in argomento, esatto. Si è studiato nell'università, io sono del 75, il discorso di Berlusconi è del 93-94, noi all'università lo studiamo, insomma, sostanzialmente. L'altro? Io in realtà avevo dei dubbi che ho imposto poco democraticamente su Berlusconi, anche perché in generale, mettiamola così, non volevo fare un libro troppo concentrato sul Novecento e troppo concentrato sull'Italia, nel senso che 100 discorsi che hanno segnato la storia abbiamo cercato, come diceva prima Michele, anche di spalmarli, diciamo così, in tutte le epoche e anche in tutte le latitudini, cioè di mettere un po', di non essere troppo solo italiani, solo occidentali e solo del Novecento, perché nel Novecento è ovvio che ne avremmo potuti trovare 1000 solo del Novecento, perché è l'epoca della riproducibilità tecnica, della radio, dei mass media, dei giornali, della televisione, abbiamo i testi, mentre ovviamente cercare discorsi di migliaia di anni fa è più difficile, ci sono meno realtà documentali, quindi una ragione era questa, quindi se io devo ridurre al massimo quelli da mettere nel Novecento e in Europa, Berlusconi non merita sino a questo punto, tant'è che gli italiani ci sono, appunto Moro, non sono tantissimi italiani del Novecento che abbiamo messo, e quindi in questo senso mi sembrava che non meritasse, e poi penso anche del Novecento in maniera così recente ne abbiamo messo ancora di meno, ci sta San Suu Kyi, c'è Obama, c'è Nelson Mandela, c'è Fidel Castro, ci abbiamo ridotto proprio all'osso, penso che ci debba essere, pur non essendo noi degli storici ed essendo questo, come abbiamo detto più volte, un gioco, ci debba essere un minimo di prospettiva storica, anche perché poi il senso di capire davvero se quel discorso ha segnato un'epoca o seppure sarà un refolo di vento dimenticato, lo si può dire solo con una prospettiva un po' del resto spesso i discorsi, ecco, faccio una, per autodifendermi, passo dal profano al sacro, per dare anche il senso di spesso i discorsi quando sono stati pronunciati, non è che in quel momento c'era la consapevolezza necessariamente per il luogo in cui erano, per l'atmosfera in cui venivano pronunciati, che stessero cambiando la storia e che sarebbero sopravvissuti e scolpiti nel tempo, che avrebbero avuto il sapore dell'eternità, non sempre, cioè quando dal figlio di un falegname viene pronunciato un discorso nella polverosa e periferica Palestina, perché all'epoca era periferica, perché il centro la New York del mondo era Roma, la capitale dell'impero, cioè quando Gesù pronuncia un discorso che si creda o no, diciamo, però insomma è comunque un personaggio storico, pronuncia un discorso alla periferia del mondo in Palestina, il discorso della montagna, che è considerato un po' la pietra miliare del cristianesimo, ecco, forse in quel momento a Roma, diciamo così, se fossero i giornali non avrebbero parlato, i telegiornali non avrebbero aperto l'agenda setting, non l'avrebbe messo, diciamo, in apertura, ecco, in quel momento, eppure
dopo 2000 anni è sopravvissuto. Magari i discorsi in quel momento più importanti che venivano pronunciati nei fori della capitale del mondo conosciuto non sono sopravvissuti. Coinvolgo Francesco in questo discorso, volevo continuare sulla provocazione, sì. Però lui ha detto, secondo me contraddicendosi, perdonami Gianluca, abbiamo messo discorsi che hanno segnato un'epoca, magari adesso è l'Italia a essere molto periferica rispetto al mondo, però quel discorso di Berlusconi in qualche modo, volenti o nolenti, lo dobbiamo ammettere, ha segnato un'epoca. Quindi sotto questo punto di vista ti chiedo e ti rilancio, tu ce l'avresti messo? Io ce l'avrei messo. Cioè penso che ce l'avrei messo, non ho partecipato a questo gioco. Noto un sorriso di soddisfazione. No, partecipo diciamo a questo gioco in maniera postuma e per gioco dico che ce l'avrei messo. Non perché non mi sono messo lì a fare con un manuale Cencelli rivisitato gli equilibri che ci devono essere nell'imperativo editoriale che si erano posti due autori. Va detto intanto prima di tutto che è un libro divertentissimo, intendiamoci, e i libri sono fatti anche per questo, perché mentre lo leggi e lo consumi, come almeno l'ho letto io, con una grande avidità, andando in qualche modo a ripercorrere attraverso questo iter storico che è lunghissimo, che parte... Ogni singolo discorso è un piccolo viaggio con la macchina del tempo. È un piccolo viaggio con la macchina del tempo che consente al lettore di ricostruire la propria memoria di quello che si conosce, di aggiungere tante cose che non si conoscono e di iniziare a fare un'enorme scala dell'uso della parola nei secoli e nei luoghi del mondo, che è una cosa incredibile. Cioè, noi vediamo all'inizio di questo libro, nella parte più remota ed antica, che le parole e i discorsi quindi erano condizionati ad un'azione immediata, era un incitamento alle armi, alla guerra spesso, all'identità come conservazione dell'identità perché minacciata da una guerra incombente. E quasi sempre sono discorsi dei vincitori, quelli degli sconfitti non ce li abbiamo mai, per cui è anche un'altra faccia della storia. Sappiamo perfettamente che molti discorsi dell'antichità sono riportati, è stato citato prima quello di Socrate che è stato riportato da Platone, lo stesso discorso di Pericle lo ricostruisce e ce lo racconta il primo grande storico della società occidentale che è Tucidide, raccontando nella guerra del Peloponneso che cosa è stata la democrazia in Grecia e che cosa è stata la fine della democrazia. Non immaginando che poi in fondo in altre forme l'idea democratica poi ha avuto più successo di qualsiasi altra forma politica. E quindi è, soprattutto in tempi lontani, l'uso delle parole attraverso il pensiero di altri. Andando avanti nel tempo ci accorgiamo che invece queste parole, che sono invece documentate direttamente perché i supporti tecnologici e anche le registrazioni eccetera ci consentono effettivamente di vedere in alcuni casi gli autori e i protagonisti che pronunciano quei discorsi veramente mentre li fanno, ci accorgiamo che non sono più azioni, ma sono spesso speranze su delle impotenze. È la mancanza dell'azione la vera protagonista dei discorsi contemporanei, cioè manca la forza che le parole dell'antichità avevano, cioè le forze, le parole che ci vengono da secoli remoti hanno l'immediatezza della necessità dell'azione. I discorsi della contemporaneità prescindono dall'azione e costruiscono un sentire collettivo, un idem sentire che parte da una mancanza e che quelle parole provano a colmare, per cui diventano importanti. E se riescono effettivamente a colmarlo in una serie di, così come di congiunzione astrale positiva, per cui chi pronuncia il discorso usa non soltanto delle belle parole, che come giustamente hanno detto gli autori non sono necessarie a fare un bel discorso, come non è necessario il giusto momento, come non è necessaria la giusta situazione, ma probabilmente la congiunzione di tutta una serie di fattori fa sì che un discorso sia importante. E l'importanza del discorso contemporaneo è spesso fatta sull'impotenza dell'azione. E la proposizione che ci si mette dentro è quella di costruire un consenso su una specie
profonda, arriva la psicanalisi nel Novecento, per cui il senso di colpa collettivo diventa un'azione mancata. La forza di questo libro è raccontarti con un grande divertimento, perché poi tutti i discorsi sono cuciti fra di loro attraverso le connotazioni storiche, dei giudizi, delle ipotesi, documenti, certamente studio che è presente tantissimo, ma c'è un grande divertimento nel riportarlo e un tentativo di ricostruire una neutralità specifica di ogni situazione che non è facile. Questo devo dire è notevole, perché le prese di posizione sono nelle parole del discorso stesso, non sono nel giudizio che gli si mette. Forse diciamo aver cassato la discesa in campo di Berlusconi del 94 o del 93, il discorso, forse alla fine del... Penso che il discorso vero e proprio arrivi all'inizio del 94, potrei sbagliare, sì, mi pare la cassetta inviata ai TG all'aperto sul discorso di Berlusconi arriva nel 94. Forse, diciamo, i due autori, conoscendone, anche se Michele ha precisato nella differenziazione delle famiglie e io spero, e questo mi auguro, che il pubblico qui davanti sia sempre più disposto a irritarsi con chi continua a fare questa cosa qua, però lui è antico, Michele è antico un ragazzo. Allora a questo punto voglio togliermi proprio uno sfizio. Michele avrebbe voluto inserire il discorso poi voglio di Berlusconi, voglio ritornare anche con lui. Voglio sapere chi è che avrebbe votato per Michele, cioè avrebbe voluto avrebbe inserito il discorso della discesa in campo di Berlusconi. Vediamo un po' se c'è qualcuno che alza la mano in questo senso. La controprova ci vuole. Adesso bisogna fare la controprova però, perché abbiamo sbagliato anni e anni di risultati elettorali. Chi è che non lo avrebbe inserito il discorso di Berlusconi? Aspetta, però non c'è qualche astenuto, chi è che si astiene? Ci sono molti astenuti però. Chi è che si astiene, che ormai è avanti una abbastanza di moda. Due astensioni, tre astensioni. Ma nessuno l'avrebbe messo questo discorso di Berlusconi? Nessuno. Abbiamo perso. Aveva ragione Fine allora. Ragione Gianluca, anzi. Ah, scusa, aveva ragione Gianluca. Perdonatemi. Allora, approfittiamo dei Berlusconi e del discorso che abbiamo fatto sulla comunicazione in generale per allargare un po' l'ambito del nostro dialogo sulla comunicazione politica. La mia impressione è in questo momento che la forza, la profondità del discorso politico stia perdendo un po' di campo, stia perdendo un po' di spazio. Innanzitutto perché? Perché è più facile, più efficace, arriva più facilmente a una maggior parte di pubblico un discorso più semplice, l'hashtag, la parola che racchiude un pensiero, va in questo momento di moda etichettare con hashtag un pensiero politico. Renzi ha fatto la propria fortuna probabilmente su una parola, rottamazione, nella prima parte della sua carriera politica. Ma basta tutto questo per dare profondità al messaggio politico? O ormai questo tipo di, oggi ormai si chiama sempre narrazione o storytelling quando si parla della comunicazione di un politico, è ormai, siccome deve raggiungere un pubblico variegato, il più ampio possibile, deve essere modulato su diverse cadenze, quindi quella un po' più profonda, la battuta talk show, l'approfondimento. È questo il problema per cui il discorso politico sta perdendo un po' di importanza, almeno nell'agorà della politica italiana? Ma da un lato, come dicevo prima, c'è una tale saturazione di informazione, già si diceva 40 anni fa, c'era quella celebre e feroce battuta che diceva che i quotidiani sono buoni il giorno dopo, no? Per incartare il pesce. Insomma, figuriamoci ora che c'è stato l'effetto moltiplicatore di media, cioè è chiaro che mentre prima, nel passato, 2000 anni fa, venivano centellinate anche le occasioni di discorso in pubblico e quindi già
questa minor diffusione gli dava un'autorevolezza diversa. Adesso si inflazionano le parole, si consumano rapidamente, talmente siamo bombardati da discorsi, interviste, talk show televisivi, blog, Twitter. Detto questo, però, voglio anche ribaltare la cosa. Devo dire, un grande esperto di comunicazione, uno dei più stretti collaboratori di Umberto Eco quando era docente a Bologna, che adesso fa il prorettore dell'Università di Bologna, ha presentato il nostro libro, ammetto che non è mia la paternità di questa riflessione, ha presentato il nostro libro a Bologna e ci ha fatto notare, però, come dire, per voler dare anche un po' di respiro e di speranza sul presente e vedere come forse le distanze tra presente e passato poi sono meno radicali e drammatiche di come a volte in maniera un po' apocalittica tendiamo a dipingere, ci ha fatto notare che però anche tutti i grandi discorsi del passato, anche se magari poi erano lunghe, c'era sempre un'essenza, un nocciolo, una frase che starebbe perfettamente con grande modernità e sintesi nei 150 caratteri di Twitter. Per cui diceva, non so, appunto Pericle, noi ad Atene facciamo così. John Fitzgerald Kennedy, siamo tutti berlinesi. Martin Luther King, I have a dream. Cioè, alla fine c'è, certo i discorsi erano più lunghi, più articolati, però alla fine c'è questa capacità di sintetizzare, alla fine se uno deve andare all'essenza, simbolo, a quello che rimane, che è sopravvissuto nella memoria collettiva, nell'immaginario collettivo nel corso dei millenni, è tutto poi riducibile a un tweet, all'essenza di un tweet. È una riflessione sicuramente interessante. Michele? Il discorso in sé è già, da sempre, è già una semplificazione di un pensiero, no? In realtà il discorso, noi raccogliamo i discorsi perché in quel preciso momento un grande leader, che può anche essere stato un pensatore, un uomo religioso, eccetera, però prova a mettersi in sintonia con poche parole, con più persone possibili. Anche nel tempo in cui non c'era l'amplificazione, il generale parlava all'esercito, però diceva delle cose che potevano sentire le prime file, affinché arrivasse però fino alle ultime, un passaparola. È sempre stato così, quindi in fondo c'è la filosofia di Twitter nel discorso. Se avessimo fatto i 100 libri che hanno segnato, qui siamo al Festival della Saggistica, se avessimo fatto i 100 saggi che hanno cambiato la storia, allora tra i 100 saggi possono esserci anche volumi enormi che effettivamente hanno inciso, e però hanno inciso, diciamo così, a macchia d'olio, lentamente, perché hanno attraversato le accademie, eccetera, no? Tra i grandi discorsi filosofici, non so, adesso mi viene in mente un libro, si intitola Il discorso del metodo, che effettivamente ha cambiato, ha rivoluzionato, diciamo così, il pensiero filosofico. Tuttavia noi ne ricordiamo il titolo, qualcuno naturalmente che è più appassionato ne ricorda anche alcuni principi, pochi esperti ne ricordano tutti gli aspetti. Invece i discorsi effettivamente sono sintetizzabili a volte in una frase, ma già in sé sono brevi, sono discorsi, sono comunque brevi. È difficile che abbia cambiato la storia un discorso pronunciato e durato 3-4 ore. Ci sono anche stati grandi leader che hanno pronunciato discorsi per ore, però in genere quello che è rimasto nel cuore delle persone, e qui sta un po' la caratteristica del discorso, no? Che in realtà ha un nome e un cognome, viene pronunciato in quel preciso istante in un luogo da una persona, ma è tale, cioè segna la storia, in realtà per l'effetto che ha avuto. Allora i protagonisti del discorso sono allo stesso tempo chi lo pronuncia e chi lo recepisce. Martin Luther King pronuncia un discorso in realtà non tra i primi in quel momento, in cui viene quasi uno degli ultimi, quando lo pronuncia l'uditorio è disattento, ma si crea una magia per la quale, diciamo così, coloro che ascoltano si fanno silenti e le parole diventano pian piano ridondanti, rimbombano, no? E quindi nemmeno lui naturalmente lo immagina. E come tutti quelli che hanno pronunciato i discorsi, così come oggi quelli che parlano, ne hanno pronunciati tantissimi, hanno parlato tantissimo nella loro vita, pubblicamente e privatamente. Adesso magari lo fanno di più pubblicamente perché scrivono più spesso ogni giorno quello che pensano, ma qualunque leader nella sua vita, che sia stato appunto un leader politico o altro, ha parlato tantissimo.
ma solo alcuni e solo per alcune parole che hanno pronunciato hanno attraversato i secoli. Per tornare alla disputa di prima, che appunto è stato un gioco, però effettivamente è vero, adesso un po' ci abbiamo scherzato, ma se c'è una cosa di meno probabile nel libro è proprio, sono proprio i discorsi che poi vengono per ultimi, no? Perché senza dubbio noi nello scegliere, che so, Steve Jobs o Obama, abbiamo scelto dei discorsi che effettivamente in questo periodo sono rimasti alla cronaca. Ma perché questi discorsi possano davvero restare alla storia, non saremo noi a deciderlo. E siccome non è un libro storico, ma la parola storia sta nel titolo e la parola storia è sempre impegnativa, che il discorso che ha pronunciato Obama nell'elezione possa rimanere alla storia, io non ne sono sicuro. Sono abbastanza sicuro che rimanga alla storia, come diceva giustamente Gianluca prima in una riflessione, del fatto che Obama sia diventato presidente, perché il primo presidente, eccetera. Ma che quel discorso lì resti alla storia non ne siamo sicuri, così come non siamo sicuri che quello Steve Jobs resti alla storia. Obama ha rappresentato in quel momento qualcosa che andava al di là del discorso stesso, cioè esatto. Lui stesso era una narrazione, no? Politica, se vogliamo. Questo però vale per tanti personaggi storici che però noi non abbiamo raccolto, perché in realtà il nostro è un discorso. Ad esempio, giustamente Gianluca prima citava Gesù di Nazareth e il discorso della montagna, che è davvero emblematico perché è davvero appunto l'esempio forse massimo di un discorso che non ha fatto cronaca e ha fatto storia dopo secoli e per secoli poi. Non ci sono altri leader religiosi, non perché abbiano avuto meno importanza o meno incidenza nella storia, non ci sono, voglio dire, altri leader religiosi che pure hanno avuto incidenza nella storia, perché pur avendo inciso per quello che hanno detto, per quello che hanno rappresentato, per quello che hanno scritto, però non siamo riusciti a raccogliere discorsi, ecco, così che hanno inciso, ecco, quindi Maometto c'è naturalmente, però ecco, penso a grandi leader religiosi. Quindi questo a dire che, ecco, se avessimo fatto il libro i 100 personaggi che hanno segnato la storia, che pure è un po' eliminare, sarebbe stato un libro sensibilmente diverso. Questo proprio per dire sull'attualità, ci sono leader che senza dubbio segnano la cronaca e segneranno la storia per il solo fatto che ci sono, che sono diventati chi presidente degli Stati Uniti, chi la prima donna, quando ci sarà la prima donna presidente degli Stati Uniti, probabilmente la prossima, ecco, faccio un pronostico. È anche forse un auspicio, è chiaro che segnerà la storia, ma non è detto che pronuncerà il discorso al però, pari della però sua però potrebbe importanza. Essere inserita proprio per questo magari in una prossima riedizione del libro. Francesco, la riflessione che mi viene è questa anche. La selezione di questi discorsi nel libro ha anche per alcuni di loro una caratteristica, che è quella che vengono detti, vengono recitati in un momento particolare della storia, un momento particolare per un paese, sono importanti perché rappresentano un momento di svolta, un momento, tra virgolette, epocale. Oggi i politici attuali, su cui ovviamente la storia ancora non può emettere un giudizio, sono chiamati a fare una performance televisiva o comunicativa praticamente ogni giorno come minimo, c'è anche chi riesce a farne di più al giorno, quindi questo anche, questo sentire di parlare in continuazione, questa sovraesposizione in qualche modo toglie efficacia, toglie peso alle loro parole, secondo me, che pensi? Beh, diciamo che le parole hanno perso il loro peso specifico rispetto al peso che hanno avuto nei secoli, perché nel frattempo sono state contaminate dalle immagini. E le immagini hanno ampliato il senso di teatralità. È difficile oggi che una parola abbia una forza così dirompente se non unita e veicolata insieme a delle immagini forti. E questo è nei fatti, nel senso che noi siamo abituati a non è sufficiente appunto una parola dettata ad un'agenzia, ora un tweet, un sentimento, un pensiero possa rimanere scolpita se non per qualche ora nel dibattito che si scatena da quell'affermazione. Viceversa, se effettivamente le parole sono insieme a tanti altri veicoli mediatici, assumono ancora, secondo me, delle forze importanti.
alcune circostanze, se non sono raccontate anche con le immagini, non hanno la forza narrativa che può avere una parola. Mi viene in mente che moltissime di questi discorsi, soprattutto, ma non soltanto quelli del passato, avvengono durante i funerali. Cioè, il funerale è un momento di condivisione del dolore che predispone l'uditorio a concentrarsi su un dato che è quello della parola detta, che è effimera ma è incredibilmente l'unico appiglio che ci può essere per chi resta. Lo stesso discorso di Pericle, mi viene in mente un discorso che c'è, che è probabilmente il discorso più famoso della storia del teatro, che è il discorso di Marcantonio al funerale di Cesare, che è un discorso di grande politica utilizzato da Shakespeare per il motivo che aveva, cioè di costruire un dato politico dentro una narrazione teatrale. Oggi le parole non ce la fanno senza l'immagine, o non ce la fanno e restano effimere senza essere ritwittate. Quindi il retweet di una parola, la ribattuta di un'affermazione condivisa o condivisa schernendola o ampliandone, modificandone il significato, ha una durata talmente veloce che, a meno che non sia una dichiarazione di guerra, rimane dentro un chiacchiericcio che è diffuso, perché poi, intendiamoci, tempo fa i matti scrivevano lettere ai giornali e rimanevano lì al massimo. Oggi i matti si chiamano blogger e fanno opinione, quindi diciamo anche, e per fortuna anche quel tipo di parola lì ha il dato effimero che è contenuto nelle parole pronunciate da altri. È più complicato. L'immagine diventa, per fortuna dico io, un veicolo coesivo che, se unito alla parola, riesce a tuttora a costruire un momento condiviso. Io oggi passando, venendo qua a Bologna, e tutte le volte che passo alla stazione di Bologna, mi ricordo io bambino davanti alla televisione con il cronista del TG1, mi pare, che diceva è una strage, e si vedeva il cratere della bomba. Io tuttora me lo ricordo, e probabilmente le parole una strage, che pure sono, diciamo, ripetuta più volte una parola così violenta, non sarebbe stata sufficiente nella mia memoria se non avessi dentro la testa l'immagine che veniva proiettata dentro il televisore, trasmessa dal televisore. Per cui sono due cose che vanno insieme. Probabilmente l'emozione che abbiamo vissuto nel vedere le torri gemelle che cadevano, se non ci fosse stata, cioè, sono discorsi che contengono un altro tipo di medium, che è quello della visione del discorso. Gli oratori fanno la storia, i cronisti la raccontano, se vogliamo in qualche modo dire. Un'ultima domanda ai due autori, poi concludiamo con un'altra lettura di Francesco. Se sfogliando il libro che hai in mano, avete, tra virgolette, un rimpianto, un qualcosa che, ripensandoci ora, direste: ma forse avrei dovuto inserire questo personaggio, oppure non avremmo dovuto inserire questo personaggio, se ve lo siete detto anche tra di voi magari, oppure sostanzialmente siete contenti, state già magari lavorando alla prossima edizione su i 100 libri, 100 personaggi che hanno fatto la storia? No, dicevo prima una cosa, l'ho detta così en passant, però adesso la ridico meglio. Arrivare a 100 è una fatica. Arrivare a 100 è una fatica, a meno che uno non sceglie discorsi che effettivamente poi diventano un po' un'aggiunta, ecco, diciamo, cioè hai fatto fatica a fare 100, questo è il concetto. Sì, 100 è un numero alto, perché poi 100, quando uno dice i 100 discorsi deve fare veramente 100, no? Non è che 100, però poi ne mettiamo una trentina così. E mantenere il livello, ecco, così, di discorsi che davvero hanno segnato la storia, senza fare proprio delle disparità per cui metti il discorso del leader e invece poi è il discorso di Pericle, ecco, per provare a mantenere quel livello, arrivare a 100. Quindi anche nel gioco postumo, come diceva Francesco, di quelli che avremmo potuto inserire, grandissime differenze rispetto ai 100 non sono venute. Credo che sia così, come antologia. Poi
Naturalmente, ecco, non avendo nessuna presunzione in libro, né di carattere storiografico, ma nemmeno di carattere, ad esempio, linguistico, che pure è una lettura interessante, come cambiano le parole, certo. come si modifica il peso delle parole, no? Ecco, queste chiavi, libri che diciamo così, qualora avesse avuto questo libro una presunzione di questo tipo, allora probabilmente i discorsi potevano essere diversi, no? Se il libro avesse avuto solo la chiave linguistica, filologica, diciamo così, allora alcuni discorsi potevano essere tolti e alcuni altri invece erano più significativi, perché le parole cambiavano in modo più radicale, perché si vedeva meglio il passaggio. Però, non essendoci nessuna pretesa accademica, penso che alla fine questo è. Invece voglio, chiudo su questo 10 secondi, sul valore delle parole, lo dico al giornalista. Io non sono molto convinto che le parole si siano svalutate. Senza dubbio il fatto che ci siano molte informazioni cambia l'informazione, ma attenzione, è vero piuttosto che in epoca di pace le parole valgono di più, perché ci sono meno fatti, e i fatti in questo caso non sono la concretezza, quando il politico la deve sparare, dice ha più fatti e meno parole, no? Quando i fatti sono la guerra, quando i fatti sono risolvere i conflitti con il conflitto fisico, allora le parole fanno un passo indietro, oppure servono ad incitare gli eserciti. Quando non ci sono questi conflitti e quindi ci si affida di più alla parola, allora le parole aumentano il significato. Ad esempio, e chiudo su questo, quanto conta per un cittadino che deve votare, non il grande leader o il capo del, ma anche appunto il proprio sindaco, il proprio rappresentante, quanto conta quello che ha detto? Quanto nella famiglia si dice no, ha detto questo, ha detto queste parole che per me sono un'offesa, ha detto queste parole che per me sono una speranza. In realtà il valore delle parole è aumentato, e forse il fatto che sia aumentato ne ha creato anche l'inflazione, no? Nel senso che è inflazionato perché si pronunciano molte parole, ma se avessero meno valore le parole, bisognerebbe essere preoccupati, perché significa che le parole si sostituiscono altri mezzi, e francamente al sostituire altri mezzi alle parole, cioè il passare alle vie di fatto, io non mi affiderei molto. Sono tante, senza dubbio, cioè è aumentato il rumore di fondo, quello che dice è vero, cioè è aumentato il rumore di fondo, e quindi per raccogliere le parole più significative bisogna aguzzare l'ingegno e anche un po' l'orecchio, questo sì, ma non è diminuito il valore delle parole, anzi, per molti versi sono tutto, per noi una battaglia politica è una battaglia che produce una legge, che sono parole scritte, non è una battaglia che produce un conflitto. E giustamente Francesco all'inizio diceva, le parole chiamano all'incitazione, sì, perché più si va indietro nel tempo e più le parole servono per conquistare la terra, per conquistare il cibo, per sconfiggere un altro esercito, non per segnare il confine del diritto che si sposta più verso un diritto, più verso alcune esigenze che altre, che invece è oggi, no? È la democrazia. Ecco, qui il valore delle parole è aumentato anche con l'aumentare delle parole. Diventa più difficile selezionare quelle che effettivamente hanno un valore maggiore da quelle che invece passano, da quelle che sono croniche. Giro a Gianluca questa riflessione. Nella vostra selezione troviamo personaggi, leader che parlano alla mente e al cuore di chi li sta ad ascoltare. Forse oggi ogni tanto si tende ad ascoltare discorsi che mirano la pancia più che alla testa che al cuore. Beh, questo è un fenomeno, poi insomma in questo momento i populismi sicuramente hanno una grandissima presa solleticare le paure, diciamo così, parlare direttamente alla pancia, su questo sicuramente è un fattore vero, però io penso che questo ci sia sempre, che l'intreccio dei tre elementi ci sia sempre stato con dosi diverse, diciamo così. Non penso poi che, come dire, che, insomma, c'è una certa ciclicità, così come nella storia, i corsi e ricorsi di cui parlava Vico, per cui troviamo, non so, anche nei mezzi di comunicazione, no? Per esempio adesso c'è la rete, ci preoccupiamo della rete, quando arriva la televisione in Italia oggi ci sembrerebbe surreale il dibattito sul fatto della televisione a colori, no? Eppure la politica italiana si interrogò, discusse sulla politica a colori, no? Diciamo, è opportuno fare sulla TV a colori, la Malfa aveva una posizione
scettica, una figura di grande integrità, straordinaria, di grande carisma. È difficile spiegare oggi perché si era contro. Esatto, oggi ci sembra una cosa un po' da marziani, no? E così è stato in passato. Ma se addirittura quando si passò dagli amanuensi alla stampa a caratteri di mobili, quando un orafo, Gutenberg, fece questa invenzione tecnica straordinaria che cambiò la diffusione dei libri, ci fu un moto di scetticismo, c'erano degli intellettuali che sostenevano che col passaggio, mentre prima la sapienza veniva trasmessa col lavoro paziente, certosino degli amanuensi, il libro stampato perdeva qualcosa, era qualcosa di che perdeva frammenti di cultura, qualitativamente era un segno della decadenza della modernità. Quindi per dire, insomma, che ci sono certi elementi che così come Catone, che non abbiamo messo, no? Si lamentava dei tempi e dei giovani, del decadimento dei valori dei giovani, delle nuove generazioni. Nella nuova edizione lo mettiamo? Catone non ero tanto d'accordo di metterlo. Allora io velocemente dobbiamo chiudere. Ho censurato Catone il censore. Tu hai detto pancia, stiamo attenti, il libro non è un libro buonista, noi abbiamo citato solo i buoni, no? Ma nel libro c'è, non so, Hitler, Mussolini, Lenin. Stalin, eccetera. Quindi, no, per dire, perché altrimenti sarebbe stato un libro falso e questo non va bene. Si può anche escludere qualcuno per opportunità, ma non si può non mettere in un libro di persone che hanno segnato la storia anche discorsi terribili o pronunciati da personaggi che hanno scritto pagine terribili. Che hanno segnato la storia. Io ringrazio prima di tutto voi per aver partecipato alla presentazione dei 100 discorsi che hanno segnato la storia, scritto e curato da Gianluca Lioni e Michele Fina, e chiudiamo lasciando la parola a Francesco che ci legge un altro discorso. Il discorso di Pericle. Tralascerò le imprese di guerra. Non voglio fare lunghi discorsi di fronte a chi queste cose le sa già. Prima di ogni altra cosa, io voglio invece esporre quali principi ispiratori ci abbiano mossi per giungere a tanto. Sotto quale forma di governo e con quale modo di vivere sia nata la nostra potenza. Il nostro sistema di leggi politico non si propone di imitare le leggi di altri. Noi non copiamo nessuno. Piuttosto siamo noi a costruire un modello per gli altri. Si chiama democrazia, poiché nell'amministrare si qualifica non rispetto ai pochi, ma alla maggioranza. Le leggi regolano le controversie private in modo tale che tutti abbiano un trattamento uguale. Quanto alla reputazione di ognuno, il prestigio di cui possa godere chi si sia affermato in qualche campo non lo si raggiunge in base allo stato sociale di origine, ma in virtù del merito. D'altra parte, quanto all'impedimento costituito dalla povertà, per nessuno che abbia le capacità di operare nell'interesse dello Stato è di ostacolo la modestia del rango sociale. La nostra, tuttavia, è una vita libera, non soltanto per quanto attiene ai rapporti con lo Stato, ma anche relativamente ai rapporti quotidiani. Nessuno si scandalizza se un altro si comporta come meglio gli aggrada e non per questo lo guarda storto. Nella vita pubblica il timore ci impone di evitare col massimo rigore di agire illegalmente, piuttosto che in ubbidienza ai magistrati e in carica alle leggi. Soprattutto le leggi disposte in favore delle vittime di un'ingiustizia. Anche nel modo in cui ci prepariamo alla guerra, siamo diversi dai nostri avversari. Offriamo la nostra città agli altri come un bene da godere in comune. E non accade mai che, decretando l'esplosione di stranieri, allontaniamo qualcuno da un'occasione di apprendimento o da uno spettacolo. Anche se l'assistervi può tornare utile a un nemico cui tale visione non sia stata impedita. Amiamo il bello, non lo sfarzo. Coltiviamo i piaceri intellettuali, ma senza languori.
La ricchezza ci serve come opportunità per le nostre iniziative e non per vantarcene quando parliamo. Ammettere la propria povertà non è vergogna per nessuno. È ben più vergognoso piuttosto non darsi da fare per venirne fuori. Per noi la vita privata e quella pubblica procedono insieme e anche se ognuno è preso da occupazioni diverse, riusciamo tuttavia ad avere una buona conoscenza degli affari pubblici. Il fatto è che noi siamo i soli a considerare coloro che non si curano della cosa pubblica non persone tranquille, ma buoni a nulla. E siamo gli stessi a partecipare alle decisioni comuni, ovvero a riflettere a fondo sugli affari di Stato, poiché non pensiamo che il dibattito arrechi danno alla nazione. Risiede piuttosto nel non chiarirsi le idee discutendone, prima di affrontare le azioni che si impongono. In sintesi, affermo che la nostra città nel suo insieme costituisce un modello per la Grecia. E al tempo stesso, che da noi ogni singolo cittadino può, a mio modo di vedere, sviluppare autonomamente la sua personalità nei più diversi campi, con grande garbo e spigliatezza, e che queste siano non pompose parole di circostanza, ma verità di fatto. Lo prova proprio la potenza della città, che abbiamo raggiunto grazie a queste qualità. Noi spieghiamo a tutti la nostra potenza con importanti testimonianze e molte prove e saremo ammirati dagli uomini di ora e dai posteri senza il bisogno delle lodi di un Omero o di un altro. Ed è per una tale città che questi uomini hanno affrontato nobilmente la morte in combattimento, ritenendo che non fosse giusto perderla. Ma quel che occorre fare piuttosto è considerare nella realtà, giorno dopo giorno, la potenza della nostra città e innamorarsene. E se vi sembra che sia grande, dovete pensare che ad acquisirla furono uomini capaci di osare, consapevoli dei loro doveri, animati nel loro agire da un vivo senso dell'onore. Pericle, 2400 anni fa. Ha lasciato i tuoi figli, eh?